Marco, per 12 ore non abbiamo avuto tue notizie. Da quando la Marina israeliana vi ha prelevato da bordo della Estella alle 10 di ieri mattina fino ad ora, cosa è successo? Sapevamo che saremmo stati attaccati, quindi non c'era nessuna novità. Abbiamo visto arrivare da lontano le navi da guerra, poi è arrivato questo elicottero e poi i vari motoscafi. È stata una specie di armata incredibile, 4 navi da guerra di cui un portaelicotteri e 2 grandi motoscafi, altri 6-7 motoscafi più piccoli di 8 metri. Era un'invasione. I miei amici e compagni erano sistemati in 3 luoghi diversi nella nave. Io facevo da assistente per i servizi di pronto soccorso. Ci hanno puntato addosso le armi, ci siamo semplicemente messi a sedere aspettando gli eventi. Gli altri intanto facevano molto più confusione e politica con gli slogan in altri punti. Dopo un po' è finito tutto perché li hanno presi. Devo dire che alcuni di noi sono stati malamente ammalettati, avevano proprio segni grossi alle braccia e alle mani. C'è stata anche un po' di cattiveria perché gli israeliani hanno usato queste pistole elettriche su alcuni di noi in modo molto brutale. Una persona che è mia amica è stata colpita 5 volte con la pistola elettrica, quindi una sensazione veramente un po' di... C'erano sicuramente dei soldati che erano violenti e che non erano controllati. Però Marco, non era voi di tutti. Avevate fatto un training sulla non violenza? Noi abbiamo fatto vari momenti di training sulla non violenza, eravamo abbastanza ben organizzati. L'unico modo in cui si è reagito agli israeliani sono stati con slogan. Marco, tu lo sai che in 12 ore fino ad ora non c'è mai stata una notizia diretta di voi. Noi abbiamo ricevuto solamente le ANSA di Israele che parlano di abbordaggio non violento, pacifico. Così pacifico non mi sembra. Lo schieramento di mezzi era impressionante. Quindi sicuramente ci sono state anche delle persone che sono state maltrattate parecchio. Ma scusa, Marco. Che gli israeliani sono stati più maltrattati. Scusa Marco, fermare dei pacifisti da una nave pacifica, con intenzioni pacifiche che arriva a Gaza, con le armi, con la marina militare, prelevarli e portarli contro la loro volontà, non è già violenza? È un'enorme violenza, anche perché è totalmente illegittimo. Tutto questo avviene in acque internazionali, gli israeliani non hanno alcun diritto in base a nessuna legge di fermare una nave in acque internazionali e soprattutto portare via i passeggeri. Gli israeliani purtroppo si sono comportati ancora una volta come banditi internazionali. Il guaio ancora più grosso è che l'Europa, perché là è dove dobbiamo lavorare, l'Europa non fa nulla a livello veramente politico per fermarli. Credo di essere stato l'unico della flottiglia che è stato immediatamente soccorso dalle autorità diplomatiche italiane. C'era il segretario d'ambasciata che mi aspettava, che con estrema gentilezza mi ha portato via fino al luogo di, teoricamente, di detenzione dove dovrei essere stato rinchiuso. Marco, a che ora è successo tutto questo? Quando sei stato contattato per la prima? Alle 11:15 è iniziato l'assalto. Alle 9:30, 10:30 eravamo ad Ashdod, che è il porto israeliano. Quindi sono state lunghe ore, soprattutto sotto il sole, che è pesante là. Marco, da parte nostra non abbiamo avuto alcuna notizia sul tuo stato di salute, quindi immagino tua moglie fino alle 9:30 di sera, tu dici sei stato
uno dei primi ad essere assistito, ma comunque ci sono state 10 ore, non so adesso, 8 ore di silenzio. Quindi... Sì, allora la cosa è questa, gli israeliani appena arrivati a bordo hanno sequestrato tutto, tra l'altro io non ho più denaro, non ho più nulla, mi hanno portato via letteralmente tutto, il telefono eccetera. Quello che è successo è che sembrava un'idea geniale, quella di mettere nelle zampe dei piccioni viaggiatori le memorie delle macchine fotografiche per le riprese cinematografiche. I piccioni si sono appollaiati sugli alberi della nave tranquillamente a prendere il sole, per cui ho la sensazione che non sia uscito da là molto. Però Dror Feiler, che è il nostro coordinatore a bordo della nave, appena prima che gli israeliani sfondassero tutte le porte molto barricate, è riuscito a mandare una serie di appelli, di video, eccetera. Ha parlato con le autorità egiziane, quindi veramente credo che abbiano fatto tutto il possibile per comunicare, ma la situazione era decisamente complicata. Senti Marco, ora abbiamo esaurito molta curiosità rispetto a quello che è successo, ma più che curiosità era preoccupazione. Adesso torniamo all'obiettivo principale di questa missione, alla ragione per cui tu sei passato attraverso tutti questi rischi, queste difficoltà, e ora immagino che sarai anche molto provato. Quindi no, il problema immediato, il problema è immediatamente ricominciare un nuovo lavoro per i palestinesi. Io chiedo aiuto a tutti, per favore fatemi fare in modo che io possa parlare della nave Estella, della situazione dei palestinesi a Gaza. L'unica ragione per andare su quella nave era cercare di aiutare i palestinesi e in questo modo anche cercare di migliorare la situazione di grande tensione militare che c'è nel Mediterraneo. Ricordiamoci che per noi parlare di palestinesi non è semplicemente un volemus e bene, per noi si tratta della pace nel Mediterraneo. Qui le cose si stanno mettendo molto male, voci di guerra sull'Iran si moltiplicano, ne ho avuto conferma anche poco fa a livello diplomatico, quindi bisogna fare un lavoro capillare di, se possibile, di chiarificazione. Io spero tanto di poter andare presto a Genova con degli amici per montare là con un'importante iniziativa locale, adesso non posso dirvi che cosa, però io spero tanto di poter continuare assolutamente nei prossimi mesi questo parlare della Estelle, proprio perché bisogna parlare di Gaza e Palestina. Bene Marco, questo è il tuo appello, il testimone che ci lasci dopo questa avventura molto difficile per te, e quindi noi continueremo. Adesso per favore il messaggio a Gaza, che non sei riuscito a portare di persona. Noi abbiamo comunicato con Gaza per via radio. Certo, sarebbe stato molto bello arrivare a Gaza. Noi non abbiamo contato molto su questo obiettivo perché era largamente impossibile. Il nostro lavoro era parlare di Gaza, far parlare di Gaza, e questo credo che ci siamo riusciti. Adesso questo parlare di Gaza deve diventare un lavoro ancora più politico. L'obiettivo è che il Parlamento italiano e il Parlamento europeo neghino questo status privilegiato di Israele in Europa, perché Israele è contro i diritti umani, non rispetta il diritto internazionale ed è una fonte di tensione internazionale gravissima. È facile imparare da cattivi maestri, io l'ho visto per il Sudafrica dove la mia famiglia è stata lungamente impegnata. Bisogna lavorare su questa storia di Israele perché Israele è un paese pericoloso. Vorrei anche aggiungere un'ultima cosa, Cicero pro nomo suo. Io sono ebreo. Nella nave erano 30 passeggeri,
5 erano ebrei, di cui 3 israeliani. Noi eravamo là con una missione ulteriore, dire che non tutti gli ebrei sono sionisti, affatto, che la cultura ebraica non è una cultura di terrore e di guerra, questa è la cultura israeliana. Noi dobbiamo contribuire come ebrei a un lavoro politico importante in modo tale che sempre più ebrei capiscano che pericolo ci sta nel sionismo e nello Stato di Israele e le sue politiche militari. Bene Marco, noi ti ringraziamo per quanto impegno hai messo, sei molto stanco, ti restituiamo la tua famiglia e continuiamo noi, grazie.